Bentornati su Rete 8, amici di Chef in Cucina. Anche oggi ricetta tipica abruzzese. Il protagonista sarà il grano solina, giusto Mariana? Sì. È vero? È vero, bentornata. Grazie, grazie. Oggi prepariamo un primo. Bene. Che sono i gnocchi di solina e patate. Bene, che meraviglia. Quindi utilizziamo la farina di solina anche per realizzare gli gnocchi, che sono ovviamente una pasta fresca tipica della tradizione abruzzese. Però questa volta andremo ad utilizzare un grano antico, vero? Una farina di solina. Una farina di solina. Farina di solina. Non è difficile fare gli gnocchi con la farina di solina, Mariana? In effetti non è molto semplice, però si può fare, si può. Ecco, a cosa dobbiamo stare attenti nella preparazione degli gnocchi? Ovviamente noi in grafica trovate proprio tutti gli ingredienti per poter realizzare gli gnocchi come li fa la nostra chef Mariana, e sostanzialmente mettiamo patate, farina, sale e basta. E basta, neanche l'uovo. Quindi, l'uovo non lo mettiamo. Poi le patate, dobbiamo stare attenti, devono essere molto fredde. Molto fredde. Perché se no la farina con le patate calde diventa collosa. Sì, diventa collosa, allora non si possono lavorare i gnocchi. Ecco, perché comunque sappiamo che la maggior parte dei grani antichi hanno meno glutine. È vero. E quindi di conseguenza diventa anche un po' più difficile utilizzarli, perché noi ovviamente i gusti nostri si sono un po' evoluti e mica in meglio, nel senso che poi siamo abituati a questa croccantezza esagerata magari nella crosta del pane, nella pizza. Abbiamo un po' cambiato con il tempo i nostri gusti, e quindi ovviamente utilizzando queste farine adesso siamo tornati indietro a utilizzare queste farine antiche, che sono molto salutari, molto buone. È vero, magari ecco, avendo meno glutine, la croccantezza per esempio nell'utilizzo del pane viene un po' meno. Bisogna comunque imparare ad utilizzare. Però si può fare, è vero. Sì, dobbiamo solo cambiare con un po' il lavoro. Sì, si può fare, è vero, ne vale veramente la pena, perché lo diciamo sempre, la salute è la prima cosa e poi sono veramente cose che ci appartengono, e quindi è importante continuare a farle e a tramandarle anche alle nuove generazioni, perché non si perdano. Brava Mariana. Grazie. Allora, quindi realizziamo questi gnocchi con il metodo tradizionale, con un po' più di attenzione, facendo attenzione che non si attacchino troppo, però insomma un po' come una farina normale. È vero, mettiamo un chilo di patate con mezzo chilo di farina, li lavoriamo bene. Ok. E niente, un po' di sale e poi... E ricaviamo i nostri gnocchi. Sì. Poi? E poi, allora, il condimento lo facciamo con i carciofi. Bene. Perché sono di stagione, sono buonissimi. Quanto fanno bene poi i carciofi. Sì, fanno molto bene. Sono buonissimi. Ok. Allora, io ho fatto dei carciofi a tocchetti, che li ho passati in padella con olio. Ok, quindi semplicemente spadellati con un po' d'olio. Okay. Una parte li ho frullati, okay. Ho fatto una crema. Okay. Poi qui abbiamo una crema di carote, cipolle e sedano. Ok, vedo che di carote ce ne sono un po' di più rispetto alle altre cose, per il bel colore. Sì, equilibrare un po' il sapore di sedano, okay. E di cipolla. Ok, che poi io dico, fare una crema di carciofi è importante, perché questo ci consente, secondo me, anche di andare a recuperare ed utilizzare ovviamente quelle parti del carciofo un po' meno nobili. È vero, anche il gambo, io utilizzo anche il gambo del carciofo, gambo? È molto buono. Il gambo è la cosa più buona, non lo è togliete. Buono, è vero, non togliete il gambo, è buonissimo. Poi è tenerissimo. Buono, sì. Poi magari fatto in crema, utilizzando... Spesso. Ma anche a tocchetti, il gambo è proprio tenero, sì, è proprio buono. È buonissimo, infatti io lo mangio sempre e non lo tolgo mai. E poi devo dire, mi permetto di dare un consiglio, ma ovviamente i nostri telespettatori, che sono bravissimi, perché oggi veramente in cucina il livello si è alzato tantissimo. Grazie soprattutto anche a voi chef, che insomma avete elevato proprio anche la qualità della cucina abruzzese. E un modo per cucinare i carciofi, io che vado sempre di fretta, la ventola a pressione. Lì veramente anche le parti un po' più dure possono essere recuperate, cotte bene, ammorbidite e poi frullate, perché lo diciamo sempre, in cucina non si butta via nulla, bisogna veramente recuperare tutto, perché tutto può essere utilizzato. È vero. Anche fare un estratto, ecco, io non ho l'estrattore a casa, però chi ha l'estratto, anche fare un estratto con la parte buonissimo, un po' più coriacea dei carciofi, perché fanno bene. Fanno molto bene. Ebbene, allora prepariamo il condimento dei nostri gnocchi. Facci vedere, Mariana. Allora aggiungiamo un po' d'olio. Ok. Aggiungiamo un po' di crema di carote, cipolle e sedano. Sì. E aggiungiamo i tocchetti di carciofi. Ok.
Nel frattempo che non prepariamo il nostro condimento, i nostri gnocchi sono andati in cottura e praticamente sono già cotti, perché sono insomma già cotti. Gli gnocchi cuociono veramente velocemente. Quindi a questo punto che facciamo? A questo punto li mettiamo in padella con la crema di carote, cipolle e sedano e li facciamo saltare. Aggiungiamo un po' d'acqua di cottura. Sì. Ti dà una mano, ti leggo. Sì, grazie. La pentola. Grazie. Quindi facciamo saltare in maniera molto semplice. Sì, semplice. Quindi anche questo piatto è veramente facilissimo. Poi, ecco, l'importante è avere una buona farina di solina per fare questi gnocchi e avere un po' di accortezza nella preparazione del condimento. Quindi cucinare i carciofi, fare questa cremina di carote, sedano e cipolla. E ci siamo. Sì, adesso mettiamo un po' di crema di carciofi. Ah, utilizziamo anche questa. Sì. Così mi ero dimenticata. Il fondo del piatto. Il fondo del piatto. Ok. Sì. Aggiungiamo dei gnocchi. Che profumo. Mazza che profumino. Ok. Facciamo una grattugiata di ricotta stagionata. Ah, okay. Questa è una ricotta stagionata, dunque. Sì. Ricotta di mucca o di pecora? Sì, di mucca. Ah, che bella. E ci siamo praticamente. Ci siamo. Un filo d'olio. Ed eccoli qui i nostri gnocchi di solina con carciofi rigorosamente di stagione primaverili. Veramente Mariana, un bel piatto. Piatto anche molto, diciamo, semplice. E pieno di gusto però. Grazie. Grazie a te per essere stata insieme a noi, grazie per questo piatto e ovviamente sempre grazie ai nostri telespettatori che ci seguono tutti i giorni. Ci vediamo domani sempre su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo. I legumi è un alimento d'eccellenza. Hanno alto contenuto sia delle proteine che di carboidrati. In più contengono la fibra insolubile che regola i livelli di glucosio e di colesterolo nel nostro organismo.